non aveva ancora 18 anni e questa cosa credo che ha favorito un po' le indagini, perché come in tutte le indagini di questo tipo i genitori, i familiari e gli amici non sono, non sposano le stesse idee di quelli che vanno a condividere esperienze così significative nella propria vita. Era partito dalla Svizzera poco prima di compiere 18 anni alla volta della Siria per combattere al fianco degli jihadisti di al-Nusra. Ieri è atterrato all'aeroporto di Pescara, dove ad attenderlo c'erano gli agenti della Digos della Questura di Pescara. Nel mezzo di questa storia c'è la radicalizzazione di un giovane di origini abruzzesi ma residente oltralpe e poi gli anni vissuti tra i terroristi e le immagini diffuse sui social network di video inneggianti lo Stato Islamico. Il giovane, oggi 24enne, non è l'unico foreign fighters italiano ad aver sposato la causa della Guerra Santa. È un problema di primaria importanza. Noi lo gestiamo attraverso uno specifico tavolo tecnico che è inserito nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e che ha determinato poi la costituzione di una lista consolidata di quelli che sono i foreign fighter italiani. Attualmente sono 146 in questo elenco, poi ovviamente bisogna fare il distinguo da chi è tornato, chi è in carcere, chi sappiamo per certo che è deceduto e chi invece di cui si sono perse le tracce. Le indagini della Digos di Pescara sono iniziate a fine 2014 ed hanno accertato l'attività del ragazzo sul fronte nella regione siriana di Idlib, all'epoca roccaforte di Al-Qaeda. Per individuarlo, i poliziotti italiani hanno utilizzato strumenti investigativi tecnici, oltre alla collaborazione delle polizie svizzere e turche. Sul 24enne, infatti, pendeva dall'ottobre del 2017 un'ordinanza di custodia cautelare con mandato di arresto europeo e successiva diffusione delle ricerche in campo internazionale. L'operazione, essenzialmente di polizia giudiziaria, ha avuto anche dei risvolti di carattere umanitario in vista del rientro di tutta la famiglia in Turchia, perché ha consentito la messa in sicurezza della moglie tedesca di origini turche e dei quattro figli della coppia di 10, 5, 4 e 2 anni, gli ultimi tre nati in Siria, ma a tutti gli effetti cittadini italiani. Garantiamo a un nostro cittadino di avere un processo in Italia. I bambini di questo nostro connazionale e la propria moglie che è rimasta all'estero sono al sicuro, perché sono vissuti sostanzialmente, sono quattro bambini, più grande a 10 anni, l'ultimo a 2 anni, in area di guerra.